Buonasera a tutti. Buonasera, si parte. Trasmettiamo in diretta adesso con Nando Timoteo. Buonasera, benvenuti. Adesso dovremmo essere in diretta su Instagram, su YouTube e anche su Twitter. Nando Timoteo già partecipa, buonasera Nando, buonasera. Adesso sta avvisando Instagram a tutti i nostri spettatori. E ho con me questa sera il piacere di avere Nando che ho conosciuto. Buonasera, buonasera Maria. Che ho conosciuto a uno spettacolo a Oggi a Dolona insieme a Max, insieme a altre persone che ho intervistato. Lui è uno dei pochi che mi era rimasto perché volevo tantissimo intervistarlo. Lo faccio già entrare. Nando Timoteo, aggiunto a pacco. Buonasera, Eccomi. Nando. Ciao a tutti. Buonasera, Nando. Per chi non lo conoscesse, ma credo che sia alquanto improbabile, Nando Timoteo è un comico che ha fatto Zelig, è stato a Colorado, a Honolulu e altre trasmissioni comiche. E niente, cominciamo con il conoscere. Nando, come stai? Tutto bene? Tutto nella norma, tutto nella norma. Tutto nella norma, bene, bene. Nando, niente, io ti ho voluto fortemente in questa diretta, so che tu non ne fai molte. Non ne fai molte. No, E non è il mio pane. non è il tuo pane. Ecco, niente, stavo dicendo, ti ho voluto fortemente perché ti ho conosciuto uno dal vivo. E devo essere sincero, sei stato quello che ci ha fatto ridere di più a me e alle mie due amiche che sono venute con noi. E quindi mi fa piacere che i nostri spettatori conoscano Nando Timoteo per chi è che per cosa fa. Tutti e tre, mi raccomando. No, infatti, ma sembra molto strano perché non sta andando bene la diretta, credo che c'è qualche problemino, ma forse sta andando adesso, vedi che stanno entrando un po' di persone. Ragazzi, voi riuscite a vedere tutto? Spero che qualcuno delle mie amiche stanno entrando pian piano. Non vorrei che la piattaforma che entra piano, di solito sono una ventina, una trentina, adesso ci sono solo cinque. Mi prende Ma abbastanza io male. che tiro tantissimo. Tu tiri tantissimo. Adesso mandiamo l'invito a tutte le persone che si devono collegare. Nando, niente, tu cominci come comico. E cominci come comico. Tu sei foggiano, prima cosa, perché oggi mi hanno chiesto se tu hai parenti giù. Tu sei di Foggia. Io sono della provincia di Foggia. Ho i genitori che sono di lì, entrambi. Io stesso sono nato lì, ma poi sono venuto a Milano molto, molto giovane, avevo 8 mesi. Ah, ok. Te lo ricordi il trasferimento fino a qua? Non ricordo il viaggio, è stato un calvario. E una volta a Milano, ai tempi Bossi non c'era, la Lega Lombarda ancora non aveva messo radici, ci hanno tenuto, ci hanno cullato e sono rimasto al nord. E si è rimasto al nord e si stava meglio giù, si sta meglio qua. Niente, No, ti ho detto, giù non ci sono stato mai, quindi ma non è mai andato. Sì, vabbè, vacanze sicuramente, dai, un po' si sta. sì, come tutti i meridionali d'estate, devi scendere giù almeno un mese, devi salutare i parenti, passare le prime 3 giornate di vacanze a salutare tutto lo scibile parentale che c'è giù, prenderti i baci con le nonne e coi Altre baffi. persone Una roba che ti anche fanno a me. l'irritazione in faccia, diciamo. Salutare tutti quanti, dopodiché partivano le ferie. Quando partivano le ferie era già tempo di tornare a casa, tempo di abituarsi. Quando le ferie duravano un mese, Ah, se ci beh, sì. penso oggi, la gente andava in vacanza un mese e ci stava. Pensa che Ci tempi stavo. stiamo attraversando. Anzi, ci lamentavamo perché duravano troppo. Mi ricordo da bambino che mio padre dice, siamo stati troppo. E dicevo, papà, ma solo un mese, poi la scuola ancora deve iniziare.
Allora mi ricordo questa cosa che mio padre mi diceva: basta, un mese è troppo. Un mese di vacanza era troppo. Sì. Nando, tu comunque sei stato anche nei vari villaggi un animatore, hai fatto l'animatore come prime cose Sì, nei vari villaggi. sono partito da lì, sono partito dai villaggi proprio. Che Anzi, è una grandissima gavetta stare in un villaggio. sì, è stato molto interessante perché, appunto, primo, perché non era in progetto. Io mi sono trovato a fare l'animatore per sbaglio, perché hanno mandato via gli animatori che c'erano quell'estate, e siccome io facevo più casino degli animatori, il responsabile di quell'agenzia mi ha detto: perché non rimani qui a lavorare? E ho detto: cosa devo fare? E quello mi ha detto: guarda, né più né meno di quello che stai facendo. Ho detto: mi pagate? Ha detto: sì. Bene, ho detto: questo è il mio lavoro. Infatti sono tornato poi l'anno successivo, sono tornato a Milano perché io lavoravo a Milano, lavoravo, studiavo di sera, ho mollato tutto e sono partito per i villaggi e sono stato in giro per il mondo per un po' di anni. Beh, comunque ti è servito tantissimo imparare la tua passione, che comunque credo che fare il comico è una tua passione, oramai, oltre che essere un lavoro. No, è sempre stata una passione. Non ho mai chiamato il mio lavoro, sai? Anzi, mi trovo sempre un po' a disagio. Quando ci Chiamarlo un sono, lavoro ti do hai via la disagio. fortuna di essere remunerato per fare una cosa che faresti gratis, è difficile poterlo chiamare lavoro. Giusto, ci sta, hai ragione, questo proprio non ti posso dare torto, hai anche proprio ragione, è vero. E poi Nando, comunque sei approdato alla TV dopo varie cose, anche in radio, perché comunque sei stato in radio, fatto anche tanta radio. Sei approdato Sì. alla TV, sei approdato alla TV. Sì, dopo il 96, la prima cosa l'ho fatta 4 anni dopo aver debuttato. Ero andato in una televisione, era Telenova, era privata, e subito dopo invece è arrivata la prima trasmissione, non solo come comico, ma anche come autore, che era una roba che non ha visto nessuno. Era Tisana Boom Boom Ci su sarà Rai boom boom. 2 alle 11:30, la trasmettevano di venerdì d'estate, una roba che non ha visto davvero nessuno. Manco facendo il panino con la mortadella, nessuno, niente, dici. Niente. In finestra dopo la birra. Però quella prima trasmissione c'erano tantissimi comici che vedi oggi. Chi avevi con te? Chi avevi con te? Allora, c'erano i Turbolenti, Ospia, c'è Luca c'era Fulvelli. Pino Campagna, c'era Franco Neri, c'era Pucci, c'era chi c'era? Mamma mia, beh, i grandi nomi della comicità italiana comunque. C'erano davvero, ma tanti, tanti. E sono stato mandato via 2 volte, non una. Sei stato Sono stato mandato via. cacciato perché era la televisione dei preti e io ho fatto battute scomode. Ah, ecco. Era Rai 2, hai detto? No, era Telenova. Poi Rai 2 Ah, ok, invece tu stai dicendo quello di su era Telenova, una lista sitcom, d'attesa, stai era un parlando. programma. Sì. Ah, su lista d'attesa, ok. Lista Beh, comunque d'attesa erano era tutti qua in poi. Lombardia, no? Era registrato qua in Lombardia. Sì, però andava a diffusione nazionale, andava in tutta Italia. Ah, ok. E lì hai cominciato comunque, hai debuttato veramente proprio come comico, diciamo. Sì. Allora, è stato abbastanza immediato, cioè fare il comico, perché io venivo da anni di villaggio. Quando poi ho debuttato, mi sono buttato anima e corpo a farlo. Non si guadagnava niente. I primi tempi non si è guadagnato davvero niente. Si facevano tanti
si facevano le aperture. Quindi tu andavi ad aprire al comico, quello più bravo, quello professionista. E, però c'erano tanti locali che facevano spettacoli, a differenza di oggi, che ci sono tanti locali che fanno prevalentemente i laboratori o gli open mic, che dir si voglia. Invece un tempo c'erano i locali, quindi tu ti facevi le ossa, e poi appena riuscivi ad accrocchiare un'oretta, cominciavi a lavorare, proprio cominciavi a lavorare. Io gli anni precedenti alla televisione, quella che conta, quindi quella Colorado, quando Colorado era ancora in seconda serata, io lavoravo, avevo la media di lavorare due, tre, nelle settimane buone anche quattro volte a settimana, ed è tantissimo. Ed erano tutti localini, tu ti facevi tutti i locali, poi... Ce ne sono più tanti, non ce ne sono più tanti. Ce ne sono proprio più, cioè ci sono i locali, adesso stanno riprendendo con un'altra politica, però prima facevano proprio la programmazione, poi tu se lavoravi, lavoravi dappertutto, lavoravi in tutta Italia, quindi io avevo... Non mi ricordo, c'era la gente di Bologna, io partivo, stavo 10 giorni fuori, dormivo a casa sua, e poi da lì facevi tutto, facevi Ravenna, Rimini, Riccione, Bologna, Castel San Pietro, insomma, facevi il giro comunque, tutti i giri dei locali. Il posto dove facevano il karaoke, e c'era la serata e c'era tanto fermento. Mm-hmm. Ciao Fabio Ravasio. Ciao Fabio, buonasera a tutti quelli che stanno entrando, escono. Io naturalmente saluto con discreto ritardo perché lo vedo dopo. Sì, no, si vede dopo, entra proprio qualche secondo dopo, si vede. Poi dopo comunque cominciano i riconoscimenti, no? Cominciano i riconoscimenti. Nel 2004, il Festival di Modena. I premi personali, no? Sì. Allora, anche lì faccio un percorso anomalo, perché per me era più importante lavorare che fare i festival, mentre invece i festival sono molto importanti. Sono importanti perché ai festival vanno gli addetti ai lavori. Infatti io in quell'anno lì, il primo fu il Festival di Giorcelli, che Festival del Cabaret Nazionale, si chiamava ai tempi, che era un festival molto bello a Torino, molto ben frequentato. Molto spesso in giuria c'era Ricci, lì conobbi Faletti. E quell'anno, il primo festival, sono arrivato secondo, e ho vinto il premio del pubblico. E l'anno dopo invece sono stato premiato come personaggio dell'anno, mentre invece l'anno successivo, visto questo festival, visto che cosa si era mosso intorno, ho fatto tre festival e li ho vinti tutti e tre, ho vinto, è stato un bell'anno. Vinti tutti e tre. Vinci tutti e tre, anche premio Troisi, poi tra l'altro vinto. Sì, quello è l'unico che ho in casa, devo dirti la verità, perché ho vinto il Festival di Modena, ho vinto il premio il Festival di Cagliari e il premio Troisi. Premio Troisi al quale sono molto legato, ma perché? Perché dentro i villaggi io di Troisi facevo tutto, quindi facevo la smorfia, no? E quindi la sceneggiata napoletana, Vicolo Scassacocchi, San Gennaro, ed ero e sono un fan sfegatato. E lì, Napoli, lì bellissimo, è stato molto, a parte che è stato molto, molto suggestivo, me lo ricordo molto bene perché camminare per le strade di San Giorgio a Cremano e pensare qui ha camminato Massimo Troisi, di dover poi
fare due pezzi differenti. Infatti, la chiusa del secondo pezzo io la scrissi proprio la notte che passai, e poi bello perché era il primo, è stato il primo vero impatto con personaggi della televisione immensi. Basta dire che la finale era trasmessa in diretta su Rai 2 e presentava Baudo. E l'aneddoto fu davvero molto bello perché c'erano due semifinali, poi la finale, no? Quindi io faccio la serata e in giuria c'era, presidente di giuria era Bucci Rosso, Ah, Carlo Carlo Bucci Bucci. Rosso, e c'era poi anche Frassica. C'era Tullio De Piscopo, insomma c'era un bel po' di gente. Allora, cosa succede? Succede che Semifinale. si fa la finale, Ah, finale. Okay. semifinale, finale, io vinco. E la serata di premiazioni è quella ripresa che ti dicevo in diretta con Baudo. Allora arriva Baudo, cioè pensa la grandezza di questo personaggio straordinario della televisione italiana. Lui viene da me, cioè è come se venisse da te la televisione italiana, che Sì. cerca me e mi dice: quanto dura il pezzo? Allora io faccio, guarda, Baudo, il pezzo dura 6 minuti, non ce li abbiamo 3 minuti, cioè non ce li abbiamo 6 minuti, abbiamo 3 minuti. Allora io, naturalmente con la morte nel cuore, però proprio per non dare fastidio, ho detto: guardi, Baudo, signor Baudo, la ringrazio, gentilissimo, ma se vuole io non lo faccio neanche il pezzo, cioè vengo, ritiro il premio e va bene così, cioè sono contento. E c'è Frassica vicino che gli dice, da sotto il palco gli dice: faglielo fare il pezzo. E allora lui guarda me e fa: aspetta un momento. Va di là, parla con la regia, torna da me e fa: lo fai il pezzo. E mi ha fatto fare il pezzo della durata, dell'intera durata. Oggi ne parlava anche Amadeus proprio di Baudo, tra l'altro, visto che sono per elogiare People Ma no, era davvero. e la TV. Sai cos'è? Io cosa ho potuto notare? Io, naturalmente, questo è l'unico aneddoto che ho legato a Pippo Baudo. E la grandezza di saper fare molto bene quello che sai fare e di essere molto per lo spettacolo e molto umano. Ho avuto altre esperienze di personaggi molto meno illustri che si sentivano molto sto cazzo. Sì, Che no, è terribile, è davvero terribile. Io ho avuto, guarda, non ti farò il nome, ma io ho avuto, c'è stato un personaggio che ha mandato a presentarsi il suo assistente. Il suo in che assistente si è senso? presentato a me. Se. Il suo assistente. E nella serata, facciamo questa serata che era una serata di gala, dove io ero l'intervento comico all'interno di questa serata, lei non sapeva neanche il mio nome. Quando mi presentò, disse: adesso c'è il comico, C'è il comico. capito? E questa cosa qui, invece, io, i grandi, che ho conosciuto davvero, sono davvero molto grandi in tutto. Sono molto grandi in tutto. Sono molto semplici, sono persone bellissime ed è bello perché poi ti mettono subito a Ah, tuo agio, no? Un'altra e cosa. questo è il bello dei grandi personaggi. Questo è Sì, proprio sì. il bello dei grandi personaggi, ma quelli grandi veramente, però. Quelli grandi, vero? Io quando feci lo spettacolo Mogli e Buoi, che tu hai comprato il libro dello Che tra l'altro spettacolo, il libro l'ho messo, certo, l'hai lo vado a comprato. prendere subito, lo vado a No, prendere subito. vabbè, No, è giusto, aspetta. vai, Lo devo andare a non prendere dico perché me lo niente, sono lascia stare. dimenticato. No, perché scusami, poi magari le persone non lo sanno, ma
Nando ha anche scritto un bel libro che è Mogli e buoi, che io Allora, no, l'ho quello già lì, riletto un paio di allora, volte. giusto per raccontarti la grandezza di alcuni personaggi, faccio quando vinco il premio Troisi vado a rappresentare il premio Troisi a Bravo Grazie, che è un altro festival in Valle d'Aosta. Presidente di giuria di quel festival è Vincenzo Cerami. Ora, io non so se tu conosci Vincenzo Cerami, te Sinceramente. lo dico io chi è. Vincenzo Cerami è quello che ha scritto insieme a Benigni La vita è bella, nonché Gianni Stecchino, nonché tutti i più grandi film e gli spettacoli di Benigni sono stati scritti da Vincenzo Cerami. Buonanima, perché è venuto meno diversi anni fa. E lui era un grande gagman, ma soprattutto è grandi, cioè stiamo parlando di un premio Oscar. Okay. Beh, Quando certo. io faccio questo festival, lui viene dietro le quinte, mi dà la mano a me, sempre mi dà la mano a me, diceva: per me hai vinto tu. E io in ginocchio, che non sapevo Immagino. come essere grato a questo vat della comicità. Bene, quando ho fatto quel libro che tu hai mostrato, Questo qua. quello all'inizio sì, era uno spettacolo, ok? Quindi io cosa faccio? Lui faceva corsi di scrittura creativa. Allora, siccome mi lascia il numero di telefono, la mail, mi lascia tutto, allora io gli scrivo e dico: guarda, so che sei a Milano, posso venire a farti? Ah sì, Nando, mi fa tanto piacere, vieni. Allora vado e gli porto la prima stesura di Mogli e Buoi e gliela do. Dico: per piacere, mi dici che cosa ne pensi? E lui mi scrive. Mi scrive tipo un giorno, 2 giorni dopo, stiamo parlando di tanti anni fa, eh? Mi scrive e dice: ah, fallo, è molto bello. Cioè, lui si è preso la briga di leggere cosa gli ho mandato io e poi mi ha dato un responso molto positivo. Tra l'altro fu uno spettacolo che ebbe parecchia fortuna, perché poi fatto per tanti anni, insomma. Beh, questi riconoscimenti qui, ragazzi, sono un onore. Sì, Dire che ho stretto la mano, mi ha detto che ho vinto sì, io, magari anche se non ho vinto, oppure Baudo che ti fa fare sì. Sì. quel No, pezzo che tra tu l'altro, dici nei. io quel festival lì sono arrivato secondo, non ho vinto, tra le altre cose. Sì. Però perché hai vinto? No, no, vabbè, ma non fa. Allora, posso dirti, c'è sempre stata una cosa abbastanza singolare nelle mie vittorie, che è un velo di malinconia, che è una cosa stupida da dire, ma purtroppo no, è vera. Non ho mai vissuto molto bene le mie vittorie, cioè ero contento, ma c'era sempre quel velo di malinconia e davvero non mi sento a posto con la testa, perché pensavo a quelli che non vincevano. Ma davvero? Sì. Senti, invece festeggiano, sono contentissime, tu invece pensavi No, no, a quelli io che non no, no, vincono. no, no, ma ero molto contento, per carità, ero molto contento. Però c'è questo lato che è molto strano. Per esempio, una cosa che non ho. Adesso mio figlio sta cominciando anche lui a fare lo scemo. E io, siccome lui ha fatto gli open mic a Zelig, ha vinto la sua serata e poi ha vinto la finale, io sono stato molto più contento quando ha vinto lui che delle mie Quando hai vittorie, vinto tu stessa. ma molto di più. Cioè, Quindi lo vedremo presto. no, non lo so, deve crescere ancora tanto. È all'inizio, cioè, infatti Ma con un maestro. lo invidio tantissimo, perché adesso ci sono dietro tutte le paturnie del dover fare, del dover dimostrare, del dover cominciare a poter realizzare un intero spettacolo. Però è bello, tipo io l'estate scorsa, siccome lui stava facendo l'università, poi ha deciso di mollare, siccome è tornato a Milano a vivere perché stava vivendo a Torino, ho approfittato e ho detto: vabbè, se vuoi, quest'estate mi fai le aperture. E l'anno scorso lui d'estate si è fatto le mie aperture, proprio per mettere più palco possibile nel,
bagaglio, nel suo certo. bagaglio, insomma. E Nando, dopo tutte queste qua, passi in TV, Colorado. Una trasmissione importante, ai tempi una trasmissione molto importante, è diventata grazie a Diego Abadantuovo. Sì, e Che l'ha portata anche là. lì ci arrivo dopo, non nella maniera canonica. Perché? Perché c'erano i Turbolenti che erano amici miei perché erano nati nello stesso locale dove ero nato io, che era la Corte dei Miracoli a Milano. Quindi loro mi dicevano, siccome avevano cominciato già a frequentare, dicevano, vieni, 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 io non ci sono mai andato. E loro facevano appunto questi laboratori, che erano i primi laboratori, per me invece era... Come ti dicevo, era importante lavorare, quindi andare una serata, magari facevo apertura a quello piuttosto che quell'altro. Certo. Dopo un po', Colorado comincia ad avere, Un certo risalto, sì. Diciamo sì, un bel successo. che E era il contro Zelig, no? Diciamo. sì, era il Prima andavo su cugino di Italiano, Zelig, esatto. era il cugino di Zelig. Ma con quelli un po' più scemi, secondo me, Colorado. Era molto proprio con quelli un po' più scemi, Colorado, no? Quelli che ti facevano Ma proprio ridere per le era battutine un po' più scusa, stupidine. io ho visto, erano diversi registri, alcuni registri, perché c'era, ora, Zelig ha sfornato dei talenti mostruosi, ma poi abbiamo visto che è diventato tutto molto più accessibile. Cioè, infatti negli ultimi anni si passa da una parte all'altra con una facilità estrema, cioè non c'è più quel Vero. senso di appartenenza, no? Però, siccome Colorado era in seconda serata, si usava un filo, c'erano cose più estemporanee. Quando io vado a Colorado, perché anche lì quando sono stato preso, sono stato sempre preso per vie strane, perché mi avevano attenzionato l'anno prima e mi hanno preso l'anno dopo, ma io non lo sapevo. Cioè, quando mi avevano attenzionato, io non lo sapevo. Ero andato a fare un provino perché ai tempi ero con il Caffè Teatro. Non so se conosci questo locale, ma è un Sì, sì, locale sì, 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 certo. storico di cabaret, per quelli che stanno Per seguendo chi e che conosce veramente il non ho voglia di capeteatro, ascoltare ragazzi, ancora, e diciamo che forse... dove si sono messi insieme Aldo Giovanni e Giacomo, che prima erano Esatto. Aldo Giovanni e Marina Massironi e Giacomo Poretti, che erano il duo Hansel e Strudel. Loro si sono messi insieme in questo locale, io in questo locale, dove poi appunto si è cominciato a fare i laboratori, poi ho capito l'importanza, quindi di non solo fare, ma fare nuovamente. Quindi dovevi continuare a creare delle cose affinché tu potessi davvero affrontare questo mestiere come un mestiere e non come un lavoro, come un mestiere che è diverso. E quindi quando loro mi attenzionano, appunto io ero al Caffè Teatro, non sapevo nulla, e poi facendo invece un altro incontro del povero Marino Guidi, che era un comico di Varese molto bravo, che purtroppo è mancato Lasciato diverso tempo fa. prematuramente. Lui mi aveva invitato a fare una sua apertura, e quello fu il momento di un altro incontro che poi mi fece assumere a Colorado, Colorado. perché andai al Fico d'India, che si chiamava ancora Arlecchino, che era il locale dei Fichi d'India. Io feci l'apertura a Marino Guido e nel pubblico c'era Fabio Boldi, che è il fratello di Massimo Boldi, Di nonché Massimo. suo agente. E allora lui mi vede, viene dietro le quinte alla fine dello spettacolo e mi dice: guarda, fammi una cortesia, chiamami. E allora io lo chiamai. E lui mi propose, dice: guarda, ti voglio portare qui. Ho detto: guarda, ma io sono col Caffè Teatro. Mi dice: guarda, come vuoi tu, magari parlagli e vedi se riesci a trovare
una quadra. Io parlai a Maurizio, che è il mio caro amico ancora oggi, mi hanno dedicato 4 serate a novembre per fare tutto il mio repertorio, quindi gli parlai molto tranquillamente, gli dissi: guarda, mi sta succedendo questa cosa, cosa ne dici se mi presento portato da lui? E lui disse: sì, vai, vai. E infatti io poi feci il provino, e quando finì il provino, ecco, quella fu la gioia che mi ricordo in maniera davvero grande, perché lui venne da me e mi disse: l'anno prossimo fai tutte le puntate di Colorado. E E beh, è da lì. Una lì era proprio, ecco, contentezza la finalmente. Eri felicità, contento. Finalmente eri contento. La felicità. ero proprio felice. E beh, no, quello era in assoluto un traguardo, era in Beh, assoluto un l'hai detto, sì, traguardo. adesso. E poi solo col tempo capisci che quello è solo un altro punto di partenza. Ti Però giuro, ai quello ti tempi stavo era dicendo, una parti da gioia. lì, è però un grande traguardo, perché comunque poi il Colorado è andato anche in prima serata, è cambiato anche come era strutturato all'inizio, poi è cambiato, è diventato proprio uno show televisivo a tutti gli effetti in prima serata. E Sì. Andato. quindi l'importanza anche di Colorado è stata veramente tanta. Tra l'altro poi ti ha fatto partecipare al film di Eva Badantuono. Sì, lì anche lì, ma Veramente. mi ha chiamato lui, quella è un'esperienza che avrei tanto, che vorrei tanto accrescere, e Cinema. non ho avuto la possibilità, ma penso anche per colpa mia, perché Si è applicato tanto, io dici. non ho l'agenzia di riferimento, non ho l'agente, quello, cioè, Che il ha discorso è anche con qualcosa l'agenzia, Nando, ha qualcosa Nando, ok, si capisco. non ho capito. Dico, tu sei un freelance, diciamo, Sì, sono un battitore libero. dove magari ti chiamano e dicono Nando, puoi? Sì, Sì, e non hai quello fisso, dove ecco, posso giusto per far capire partire? anche a chi sta guardando. Però Sono. comunque il film con Diego Abbadantuono l'hai fatto, e poi comunque sempre Sì, ne ho Diego. fatto un paio, sempre chiamato da lui, molto, molto carino. Mi ha chiamato e ho fatto due fesserie proprio, cioè, roba da poco. Poi Comedy Central, un Sì. altro standard. Comedy è stato, comedy sono fatti diversi, non saprei dirti quanti, perché di tour estivi ne feci un po'. Feci sia Central Station, che presentava Omar Fantini. Omar Fantini? Sì. Lo Ma sai che è una curiosità, lo conosci bene Omar Fantini? Lo conosco bene, sì, certo. conosce? Ma è lo stesso che va su Disco Radio la mattina? Ma Tu pensa che quel lavoro lì gliel'ho dato io? veramente? Ma sai che io ti Allora, giuro, io non lo adesso riconosco alla radio, poi l'altro racconto giorno fa, io sono Omar quest'altro. Fantini. No, gliel'ho dato io, è sbagliato, però lui ce l'ha perché io l'ho rifiutato. Ti Ah, racconto com'è pensa. andata. Mi chiama Ciccio Valenti, che è un mio caro Sì. fan, e mi dice: Giacomo. prima di fare questa cosa in radio, io avevo avuto un'esperienza radio quando avevo lasciato la prima volta Colorado a Radio Italia. Ho fatto per 6 mesi con Savio Montieri, Buone Nuove la mattina, Ah, no? le buone nuove la mattina, esatto. Esatto, io ho fatto per 6 mesi con loro. E mi Quindi dice venendo questa a cosa. Colonia, quindi a Colonia lo registravi, sì. Colonia, ma io poi Colonia. lo registravo da casa. Calcola bene, fai attenzione cosa ti sto raccontando. 2019, mi chiama, estate 2019, mi chiama e dice: vuoi fare questa cosa qui? Ah, oh, sì, ok. E mi dà il numero, mi fa chiamare dal direttore artistico
chiacchieriamo, mi dice: oh, guarda, ascoltati questo locale, questo programma, vorremmo fare un morning show. Io mi sveglio, io sono in tournée d'estate, quindi mi sveglio la mattina alle 6, punto la sveglia, mi ascolto cose, dico: oh, carino. Allora metto giù un paio di idee, metto giù, gli mando un prospetto, dico: guarda, volevo fare questa rubrica, ah, ma che bello, sì, mi piace questo, mi piace quello. Ok, poi parliamo della trattativa, gli dico: ok, ma a quali condizioni si può venire? Lui mi manda il prospetto di quello che sarebbe dovuto essere poi una sorta di contratto. Mi manda questa cosa, dico: ok, va bene, ma d'estate io, cioè, comincio a giugno e prima di metà settembre non sono su, perché prevalentemente le piazze, cioè, lavoro molto di più al sud d'estate che al nord. E lui mi dice: no, noi siamo una radio, sai, perché quelli ti assumono, capito? Quindi devi lavorare tutti i Sì, giorni. certo. Fa no, noi un mese solo. A quel punto io mi sono trovato costretto a rifiutare e gli dico: ma cosa ne dici No, se lo facciamo fare a Omar? Bene, e mi sono pentito esattamente 6 mesi dopo, quando scoppia una pandemia e non ho un lavoro. Che poi Madonna anche mia. lì succede davvero tutto. Finimondo, veramente. No, lì la pandemia in quel momento lì mi ha regalato l'insonnia, perché tu da un momento all'altro non hai più nulla. Io devo dire, davvero, posso dire che sono stato molto fortunato perché mi invento 2 Minutes Lame proprio poco prima che scoppi la pandemia. Quindi sei stato abbastanza fortunato che hai creato questa cosa qui. E da Sì, casa ti potevano vedere, no? perché in un momento dove tutte le produzioni vengono cancellate, tutte, io invece faccio una cosa da casa mia, che è ancora oggi così. Quindi io da casa mia faccio questo TG, che poi fortunatamente tu calcola, ho fatto ad Una oggi volta a settimana, giusto? sì, ho fatto 128 puntate, 112 sono su striscia tutte le settimane. Prendo un'ora. Guarda, già che ci siamo, ne facciamo vedere un piccolo pezzettino. Se mi dai un'ora, Vai, adesso ti faccio fai vedere un vedere piccolo un pezzettino di piccolo. quello di cui Prima di fare parlo. insinuazioni sulle cause della morte di Navalny, il Cremlino invita a leggere l'autopsia, che peraltro è già pronta dal 2020. Ospite Sì, fisso questa oramai qui. a striscia. Questa qui è sì. Poi, sempre grazie a questa cosa qui, sono fatto anche per loro l'inviato. 2 anni fa, una parentesi, però questa cosa qui era esattamente come dicevamo poco fa, che tu hai, quando arrivi ad un certo punto e pensi di essere arrivato, la verità è che lì devi dimostrare continuamente, cioè, Certo. ed è un lavoro strano fare il comico. È facile perdersi per strada fare il No, è comico, strano cioè. perché è come se tu dovessi essere assunto ogni qualvolta che ti presenti a lavorare, perché tu devi sostenere un colloquio e la gente deve dire se tu quel lavoro lo puoi fare o non lo puoi fare. Però poi uno pensa, sai, io comunque ho fatto tanta televisione. La gente mi conosce, però ogni volta ti devi rinnovare, giusto? Sì, io, vabbè. È stato poi cioè, io sono io mi definisco un nerd della comicità, ma molti comici hanno proprio la passione. Io leggo tutto, guardo tutto, e poi sono scrittore compulsivo, quindi scrivo tanto, provo tanto, perché Le tue tipo. battute te le scrivi da solo, no? Te le scrivi tu, le tue Sì, battute. però ho anche Un un video collettivo, per d'aiuto, eh? esempio per 2 Minutes Lame ho una redazione di autori molto bravi, davvero molto bravi,
che naturalmente ho scelto io, ma nel corso del tempo ho visto che le collaborazioni sono sempre state molto fruttuose per quanto mi riguarda, perché hanno sempre portato degli obiettivi molto gratificanti. E comunque funzionano, gratificanti, funzionano le collaborazioni. Sì, nei monologhi no, nei monologhi scrivo da solo. Buonasera a quelli che stanno scrivendo. Fabio, una base ti chiede se può fare una domanda. Fai pure da... Sì, vai Fabio. Ma poi invece a gennaio 2013 ho letto una cosa, io questa non la sapevo perché io comunque ti ho sempre seguito, però il Dodidino Band. Allora, cosa succede? Succede che nel momento in cui c'è un'inflessione del mercato che ha subito un grande stato d'arresto dopo gli anni di Zelig, che tutti volevano i comici, c'è stata una piccola inflessione, no? Abbiamo sì, passato un attimino, esatto. E si sta riprendendo fortunatamente. Poi ti rispondo, Fabio, perché mi scrive se ho progetti, che è una di quelle domande che non fanno mai. Infatti non te la volevo fare. Io, anziché tirare i remi in barca, investo. Allora, io devi sapere che ho cominciato suonando, quindi ho la passione della musica. E quindi facevo proprio in un tour di comedy, conosco veniva chiamata per il momento la Risollevante Band, tra gli altri ha dei musicisti davvero esagerati, tra i quali Egidio Marchitelli, che ha fatto il blues che senti sotto il mio formaldeide, proprio si chiama Nando's Blues. Sì, adesso lo facciamo sentire. Me l'ha fatto lui proprio, io gliel'ho chiesto su delle note di B.B. King che mi piacevano e lui me lo ha fatto. Bene, conosco questi musicisti, li incontro l'estate e dico, noi dobbiamo fare una cosa insieme. Lascio passare un anno e alla fine dell'anno dico, ok, sono pronto, e scrivo, faccio uno script dove metto una parte di materiale nuovo e poi i miei cavalli di battaglia, insomma, quelli che abitualmente mi chiedono nelle serate, cioè quelli che hanno un maggior riscontro. E quindi faccio questa cosa qui e vado a Roma, al Teatro dei Satiri, e debutto lì, e stiamo 4 giorni a Roma. Lo spettacolo va benissimo, ma è carissimo, cioè è molto più caro, perché io avevo sette elementi di band, sì, sette. Erano tanti, io naturalmente non ho il nome, non sono Fiorello, quindi non è che la gente prendeva, quindi vedeva il prezzo e praticamente non arrivava, ma sono riuscito a fare delle date, tra l'altro Melfi è stata bellissima perché dietro il Partenone tutto molto bello, la piazza straordinario con loro che suonano divinamente e sottolineano tutti i momenti comici con degli stacchetti inerenti alle battute. Cioè, praticamente ho messo all'interno di quello spettacolo tutta la musica che mi piace, da Pino Daniele a Ivan Allen, capito? Quindi c'era tutto. È stato molto bello. Buonasera, Gabriele. A Francesco e a tutti gli altri che si stanno collegando. Poi comunque, oramai sei ospite fisso anche State la Tira, ogni settimana almeno deve esserci un pezzo. Diciamo che ogni settimana... pesca 1/2 sempre, no? Ogni settimana 2/3, sì. Sì, è una bella cosa, perché comunque è sempre uno stimolo. Vediamo all'amico che sia Fabio, perdonami, sì, certo, hai progetti per il futuro, mando. Sì, allora ho fatto un progetto che ho condiviso con diversi artisti, diversi comici, che riguarda le autoproduzioni. Siccome ho la sensazione che si innovi molto poco, e allora nella mia idea che ho trasmesso agli altri c'è di provare a trovare la strada per autoprodursi e poter presentare dei prodotti alle varie case di produzione che possano essere... non solo diversificati
nella loro confezione, nel loro contenuto, ma anche che possano essere uno stimolo per il comico che magari per alcune piazze si trova di fronte un potere precostituito, cioè se vai in una produzione troverai sempre quello, troverai sempre quell'altro, troverai quelle persone. Naturalmente cioè se non fai mai nulla di nuovo è difficile aspettarti una novità. Questo è il progetto. Come ti dicevo prima, proprio ti devi sempre rinnovare. Sì, sì, ma questo riguarda proprio la possibilità di fare delle cose nuove, quindi di fare delle cose nuove e farle passare attraverso il giudizio non del solito canale, ma che sia il prodotto stesso che si possa presentare. Per spiegartelo meglio, se facciamo, che ne so, quattro speciali comici, uno mio, uno di Tizio, uno di Caio, uno di Sempronio, e con questi quattro speciali vado da dal Netflix di turno e dico: guarda, abbiamo fatto questa cosa qui, con una confezione naturalmente studiata ad hoc, con un lavoro dietro, magari mettendo dei temi importanti, ma anche dei temi scemissimi, però dei temi, quindi che segua un filo, la tua voglia di passare il messaggio, e il tuo referente che possa vedere nella proposta magari la visione di qualche cosa che non sia il classico programma, che è il continuo di Zelig, sono 30 anni che si fa sempre Zelig, per carità, bellissimo, ma è sempre Zelig, non c'è un'idea nuova da 30 anni. Gli unici che fanno delle cose estemporanee, cioè davvero dei programmi comici, sono i Jalapas, che comunque fanno una cosa comunque però vedi la differenza, perché quelli lavorano proprio per la televisione, è proprio sfruttare un altro mezzo, mentre invece quando tu prendi Zelig, Colorado, Honolulu, Made in Italy, Made in Sud, sono tutti avanti un altro, cioè tu arrivi, c'è la gente, tu fai il tuo pezzo, tu sei la casella, ma non c'è un'idea di facciamo una cosa, parliamo di un argomento, tipo, che ne so, prendiamo il tema dell'aumento dei prezzi, e quindi io parlo dell'aumento delle brugole, tu parli dell'aumento degli occhiali, io parlo dell'aumento della barba, e ogni comico porta la sua visione e si ha un macro argomento. Non si fa, abbiamo fatto per due anni, con Manera, facevamo al Manzoni, Platone, la caverna dell'informazione, che questo è un format suo e di Alessandro Milan, ed era bellissima, una bellissima cosa, perché era fatto sull'attualità, quindi era tutto sull'attualità, quindi i temi caldi del momento si svisceravano, e poi c'erano gli ospiti che intervenivano, c'era sempre un giornalista di grido, che ne so, Scanzi, Mario Giordano. Aspetta che chiedono una cosa che non ho letto, un'ultima domanda, e quindi comunque in quella cosa lì poi si affrontava la serata e si rideva tanto, però è tutto su temi attuali. Quindi tu devi proprio del momento, magari. Anche devi fare lo spettacolo, ma si faceva lo spettacolo, quindi si passava in rassegna tutto quello che era accaduto nel mese, e i fatti salienti venivano affrontati dal punto di vista comico. Era molto bello. C'è la domanda che inizia ora. I consigli su come affrontare il loro percorso. Grazie e buona serata a tutti. Caro Fabio, allora, non c'è una maniera che sia univoca, ci sono tanti tentativi. Quello che ti posso dire è: sappi che il talento è l'1%, cioè saper far ridere è l'1%, tutto il resto è lavoro, perseveranza e dedizione, e tanto, tanto, tanto sangue amaro. Tanto sangue, questa me la devo tenere, però, perché io ho sempre pensato di fare il comico, tu mi dici sangue amaro,
A quello non ci avevo mai pensato. Tanto tanto. Tanto, tanto. E poi comunque se ti servono, allora le cose più classiche, è esattamente quello che dicevo prima, ci sono i laboratori, gli open mic, se vuoi fare il comico, la prima cosa che ti consiglio è fai 3 minuti inediti, non farne di più, farne 3. Importante, non fare barzellette, non ti presentare con le barzellette. Perché non si fa, anche perché Anche poi perché le si va, barzellette si conoscono tutte ci sono i oramai. comici che conoscono. Non fare barzellette, cerca di essere il Essere tu, più secondo me. Essere tu. Come fai a dire anche a un ragazzo che vuole fare magari il comico, non lo devi fare così, ma magari poi tu sei proprio così come te lo stai dicendo. Cioè, è difficile No, secondo me dare un allora, sai consiglio, perché? no? Allora, aspetta, fa Al attenzione. comico. Le barzellette all'inizio le fanno tutti. Le barzellette all'inizio ci provano tutti perché? Perché la barzelletta, se tu guardi, Gigi Proietti era un amante delle Il re, barzellette il maestro. perché era, e lo diceva a ragione perché è in assoluto a livello nazionale la storiella che piace a tutti, perché è quella dove ognuno ci si deve Sì, ritrovare. Fare il comico è uno sforzo maggiore, perché maggiore. la storiella te la devi inventare tu. Per quello io dico di evitarle, perché così cominci a lavorare da subito. E una volta che riesci a trovare tu una storia da raccontare con le modalità che ti si confanno di più, sbattendo anche diverse volte verso i muri di silenzio, verso le balle di fieno che passano Mamma, che brutti nel quelli. silenzio, Quelli piano devono essere piano, bruttissimi. vuoi una volta, vuoi 2 volte, e piano piano si arriva. Se Quelli ci sono provi. brutti, magari i momenti di silenzio e le balle di fiera, come dici tu. Mamma mia, io non ce la puoi reagire. Cioè, guarda, io ti dico, mi è capitato. Tu dici, ho fatto uno spettacolo a un carnevale nella mia cittadina, dove lo presentavo. E magari facevo delle battute. Tra l'altro mi è capitato di dire una barzelletta non è stata capita. È stato proprio il silenzio più totale. E io dicevo, non avete capito, vero? Quindi silenzio Allora, proprio totale. Mamma, è una delle cose più brutte in assoluto, ragazzi, davvero. quando ti ho detto che quest'estate mio figlio mi ha fatto le aperture, mi faceva le aperture, nelle Sì. varie Ciao, Cristian. aperture gli sono capitate a lui 3 piazze. La seconda, no, due non gli sono piaciute, ma qualche risolino l'ha. Adesso Ne abbiamo fatta una, eravamo a Noicattaro o a Turi, non mi ricordo, comunque in provincia di Bari. Lui fa il suo pezzo, lui fa un pezzo dello studente fuori sede, quindi parla di sé, che fa l'università. Fa questo pezzo e ci sono 10 minuti interminabili di silenzio proprio. Madonna, È sceso, mamma mia. io ero dietro, avevo la morte nel cuore, te lo giuro, avevo la morte nel cuore. È sceso, mi fa, Poi tuo figlio, immagina. Poi. esatto, mi fa, io le piazze non le voglio fare mai più. Non è vero, non devi fare così. Devi fare così. Ma del re, c'è da dire che era un testo davvero troppo presto, lui ha cominciato da un anno, era davvero troppo presto, però insomma, però è Ma è stato brutto, bellissimo. mamma mia. E se lo ricorderà, sai cos'è? Sono quelle cose che te le ricorderai. Sì, tu te le ricordi le tue. Ah, te lo ricordi per tutta la vita. La prima proprio te la ricordi? La prima volta che ti sei esibito, che è successo questo? Allora, sì, e non vorrei essere, cioè, non vorrei sembrarti spocchioso, però io silenzi, il primo silenzio vero che me lo ricordo perfettamente è stato il 15 agosto del 2000. Dopo un po' di Pensa, me anni. lo ricordo, hai capito che me lo ricordo esattamente, 15 perché agosto, poi per agosto. ero a Forlì in Popoli, che è Ah. un borgo medievale. Sopra Sì, lo Forlì, conosco io, lo conosco, sono anche stato.
bellissimo. Bellissimo, ed era uno dei più belli in Italia. Ed ero in un locale che doveva tenere per l'occasione 2000 persone, c'erano 18. Ok? Con un impianto davvero, c'erano le casse della Barbie. Peggio di quella di quella sera quando abbiamo fatto il teatro lì, che no, c'era il tecnico dietro, che non capivo. Non puoi capire. È presente quelle del karaoke, però tu immaginati un locale molto grande, appunto, che doveva tenere 2000 persone con le casse quelle piccole da giardino. E faccio questo, e avevo 7 persone che erano sotto il palco, poi ne avevo 2 in fondo da una parte, 4 dietro dall'altra, era davvero terribile, era messo malissimo. Io faccio questo, faccio il, siccome dovevo essere pagato, faccio nel silenzio totale, i 10 minuti che ti ho raccontato prima di mio figlio, io l'ho fatto per un'ora. Un'ora. Terribile, terribile, e ricordo, la chiusa me la ricordo bene, perché ai tempi dissi, dicono che nella storia dei comici serate come queste servono. Vi posso dire sinceramente che non so a che cazzo servono. Arrivederci. È giusto così. Ragazzi, io vi vorrei far vedere anche un altro video di un minuto e mezzo, di quello che ho visto. Sì, siamo io arrivati alla fine, qua. Siamo a 55. Siamo arrivati alla fine, sì, 55, noi facciamo un'oretta. Volevo far vedere cosa fa veramente lui, Nando, no? Cioè, io l'ho visto dal vivo, ragazzi, e ve lo giuro, glielo ho detto anche prima a lui, è stato uno di quelli che mi ha fatto ridere di più in assoluto, quella serata lì. Anzi, se non proprio quello che mi ha fatto ridere di più. E ve lo voglio dimostrare, ve lo voglio mostrare anche a voi. L'altro giorno devo fare degli esami, vado in ospedale, mi arriva incontro l'infermiera e mi fa: avrei bisogno di un campione d'urina. Scelta la persona giusta, io piscio lontanissimo. Il 54% delle donne in forma o magre preferirebbe essere investita da un tir piuttosto che essere grassa. Una grassa vorrebbe guidare quel tir. Ho organizzato un raduno di asociali, ci si trova stasera alle 20, ognuno a casa sua. Prende a martellate moglie e 2 figli, poi si taglia i polsi. Non proprio perfetta la giornata di bricolage di Andrea Bocelli. Usa marijuana in un panino di McDonald's, l'Happy Happy Happy Meal. Non lavori? No. E come ti mantieni? Giovane. Perché sono sempre l'ultimo a sapere le cose? Non lo so, papà. Papà? Divorzia dalla moglie perché è anoressica, lei chiede gli alimenti. Questa è una delle più belle. Quale? Divorzio dalla moglie anoressica, lei chiede gli alimenti. Anche solamente pensarlo, questa veramente. Pensa, quella serata lì è stata l'ultima che ho fatto a Zelig e ho diviso il palco con mio figlio. Lui ha vinto l'open mic e quindi gli hanno dato una serata. Per lui era la seconda serata a Zelig. Io prima di fare una serata a Zelig sono dovuto andare... È passato il tempo. Vabbè, allora lo vedremo, spero di vederlo presto. Quella sera non era lì, no? No, non c'era. Non c'era. Vabbè. Nando, niente, io sono contento di averti avuto ospite nel mio format. Grazie per avermi invitato. Scusa se non ho accettato i tuoi vari inviti, infatti... Ma figurati, ma guarda, non c'è nessun problema. Ragazzi, voi lavorate, il lavoro viene prima di tutto. Io vi devo ringraziare che mi accettate, che mi date la possibilità di intervistarvi, perché voi siete state la mia infanzia. Io guardavo voi per ridere. Mi fai molto abbiamo la stessa... No, noi abbiamo più o meno la stessa età, più o meno, sicuro. Anzi, ne hai di meno tu. No, proprio no. Non so se si vede il naso, però veramente voi mi avete accompagnato nella mia infanzia, cioè infanzia, non c'è, ma la giovinezza, nella giovinezza, vediamo di migliorarla.
E quindi ho avuto l'opportunità di intervistare ognuno di voi. Che hai avuto. Ma no, ma non è vero, ma perché io poi dopo, una volta che ascoltavo voi, andavo magari il giorno dopo al lavoro, mi incontravo con gli amici, e cosa si faceva? Io facevo le battute che facevate voi, no? Facevo le tue, quelle di Max, io poi sono amico di Max di Fichi, e loro, secondo me, sono stati due che mi hanno fatto più ridere nella mia vita. Ah, Li ho guarda, visti a davvero teatro, li ho visti a teatro. erano straripanti. Sai cosa vuol dire erano straripanti? Erano straripanti. Serate viste a fronte del porto a Milano era roba davvero da ridere tanto, tanto, tanto. Ho visto lo Smeraldo tutti e due, io invece, ragazzi, sono uscito piegato sulle ginocchia, una roba fuori dal normale. E avervi voi comunque come punto di riferimento per ridere, io sono una persona che la mattina si alza e deve ridere. Io non so cosa vuol dire alzarsi con la luna storta. Davvero, guarda, te lo dico veramente. Non so neanche cosa vuol dire. Ti faccio svegliare a casa mia. Guarda che c'è Claudio Batta. Salutiamo il mitico Claudio. Oh Claudio, ciao Claudio, buonasera. Grande Claudio, l'ho avuto anche io. E poi ci siamo rivisti quella sera lì. Ciao Claudio, chissà che dove sei, sarà nella sua Livorno adesso. Chissà che lui Grazie comunque sia Fabio, Livorno. gentilissimo. Nando, ancora ti ringrazio, spero di rivederti presto in uno dei tuoi spettacoli. Tra l'altro ce n'è uno tra qualche giorno, se non sbaglio. Allora, vabbè, ne ho uno domenica a Reggio Calabria, penso che Domenica. è un po' difficile. Anche Poi se ho mar qualcuno è di lì, qualche nostro ospite di lì. martedì sono allo Spirit de Milan, giovedì invece sono all'Anteprima, che è il mio laboratorio, quello se qualcuno è dalle parti di Bergamo e a Ghisaldo, Bergamo, molto giusto? bello, che insomma una serata cast dove vengono i comici a provare i pezzi. Poi cos'ho? E poi uno spettacolo all'Astrolabio, penso il sabato dovrei avere l'agenda. Agenda davanti. Sì. Ah, gli sta salutando Claudio. Beh, insomma, noi non ci saluta e saluta Fabio. Vabbè, ce lo Bene. ricorderemo. Ce Salutiamo lo tutti. ricorderemo. Salutiamo di nuovo Grazie tutti. Io. Grazie a te, davvero. Davvero a presto. gentilissimo. Grazie tantissimo. Saluto tutti quanti. Ti auguro una buonanotte. E ci vediamo settimana prossima con una nuova intervista. Ciao, alla Buonanotte a prossima. tutti. Grazie di nuovo. Grazie. Figurati, ciao ciao.